Ben ritrovati a una nuova puntata di Tele4 Estate. Buongiorno ai telespettatori e buongiorno a Federico Monti, Patto per l'Autonomia, assieme a noi in questa Buongiorno, puntata. buongiorno, grazie dell'invito. Qua è il posto migliore per un'intervista e un dopo pranzo insieme a voi. Grazie mille. Esattamente, siamo da Sticco, lungomare dove ci godiamo la giornata di sole, il vento è anche calato, quindi insomma anche possibilità di viverla al meglio. Allora, si parla tanto di economia, si parla tanto di rilancio dei consumi della città, proprio dal punto di vista della spesa dei triestini, ma non solo, possiamo parlarne anche a livello regionale. Ci sono varie iniziative in corso, il turismo però sappiamo che è ai minimi storici in questo periodo. Qual è la chiave di ripartenza in un settore dove le attività stanno riprendendo, ma fanno molta molta fatica? Credo che la chiave di volta per pensare a un turismo sostenibile, a un turismo che possa incrementare le capacità del nostro territorio, valorizzare le capacità stesse e le peculiarità appunto di questa splendida costiera, di questa splendida città e del territorio tutto regionale, sia proprio nella valorizzazione delle caratteristiche e caratteristiche così diverse che il nostro territorio ha, privilegiando un turismo sostenibile, un turismo vicino alla natura, un turismo lento, si parla appunto di un turismo slow, che possa avvicinarsi a quello che sono la produzione, quello che sono i prodotti tipici regionali, i prodotti tipici del Carso, della città stessa. Questa è una maniera diversa per coinvolgere il turismo in una serie di attività che naturalmente comprendono alla fine anche le attività culturali, attività che anche in questo frangente qua purtroppo sono state penalizzate e sono stati penalizzati oltre che le attività stesse anche i lavoratori dello spettacolo. Diverse realtà anche vicine a Trieste sono ripartite, a Trieste c'è ancora un po' di difficoltà a ripartire con iniziative sia musicali, sia di teatro o di altro. Seguiamo appunto le attività del teatro attraverso il canale, proprio attraverso Tele4, ma sarebbe molto più positivo, diciamo, avvicinarle di nuovo alla cittadinanza e avvicinare anche i lavoratori stessi che si sono trovati in una notevole difficoltà in Un questi. settore molto colpito fin dall'inizio, no? Certo. Ci sono attraverso una serie di precauzioni credo che ci sia la possibilità di ripartire. Abbiamo visto altrove, privilegiando anche là quello che sono le iniziative diffuse sul territorio. Per esempio a Palmanova ci sono state delle giornate, in occasione della giornata della musica, delle giornate molto seguite con dei microconcerti, dei microattività all'interno della città stellata. Udine sta facendo, sta adottando delle soluzioni analoghe, ci saranno dei concerti prossimamente anche a Castello. A Trieste ci sta ancora un po' soffrendo. Voi un po' per timore, voi un po' perché c'è ancora un po' di difficoltà nell'organizzazione, nella gestione. Potremmo dare una mano sicuramente al turismo, anche questo, e anche far tornare anche la voglia sia ai triestini sia alle persone che vengono a visitare Trieste di riavvicinarci alla città, una città che è un crocevia, appunto, come sempre si dice, un crocevia di culture, un crocevia di interessi e sicuramente dobbiamo ripartire In tal in tal senso. senso. Allora, vediamo se riusciamo già ad accogliere la prima telefonata di questa puntata di Tele4 Estate. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. No, ha messo giù. Allora io passo direttamente alla prossima domanda, ovvero si è parlato di Porto per tanto tempo, col caso Zeno d'Agostino. Certo. Si è ripartiti, si sta andando avanti. Tra l'altro la linea transalpina ferroviaria che collega il porto a varie realtà ha ripreso anche la sua attività in salita, con un obiettivo di arrivare a 14 convogli giornalieri di transito. Parliamo di turismo perché il turismo è ovviamente in tema estivo anche preponderante, però in realtà Trieste non può vivere solo di turismo, c'è anche tanto altro. In tal senso, come si sta procedendo in chiave portuale? So che Patto per l'Autonomia, tra l'altro, è molto attivo in tal senso. Sì, beh, io credo che la riapertura della Transalpina sia un segno importantissimo per quello che è la capacità del porto di Trieste a interagire sul territorio anche
attraverso dei sistemi di trasporto sostenibili come il trasporto su rotaia, sistemi di trasporto che possono privilegiare la velocità delle merci, ma che possono anche convogliare dopo l'interesse in località adiacenti al porto, non solo il porto stesso. Come più volte anche D'Agostino ha ripetuto, anche in occasione appunto degli incontri che abbiamo avuto direttamente col patto autonomia, il porto non deve essere il centro dell'economia, ma deve essere quello che crea economia per i territori circostanti. Sicuramente dobbiamo riuscire a interagire con l'amministrazione per una definizione puntuale di quello che sono i dettami di extradoganalità del porto di Trieste e attraverso la piena applicazione dei regimi di punto franco, per esempio in Trieste, che sono purtroppo ancora fermi. In questo caso qua, oltretutto, il treno serve per creare economia, come diceva appunto il Presidente, non solo a Trieste ma in tutta la regione, e garantendo anche in questo caso qua un cambio di quello che è le prospettive di trasporto. Il trasporto su gomma non è più sostenibile, anche se cioè è desueto grande, come sistema. È desueto, purtroppo appunto, gli investimenti recenti proprio in regione con la terza corsia hanno privilegiato questa scelta qua. Io credo che la cosa fondamentale è garantire un rapido smistamento delle merci dal porto a punti di raccolta o di gestione o di produzione, anche non all'interno dell'area del porto. L'area del porto sì, crea occupazione, crea economia, ma deve essere un volano per attirare interesse altrove, nei territori che abbiamo a disposizione in città e nei territori che abbiamo in regione soprattutto. Si parla di Trieste, crocevia di popoli, di culture e anche di economia, perciò è questo il senso, cioè rendere certo. Una città volta all'estero. Volta sicuramente a un centro di interesse che è il centro di interesse storico di Trieste, che è la Metro Europa, che è il centro Europa. E in questo le ferrovie che abbiamo ereditato in realtà dalla storia di Trieste, che è stato appunto il punto di arrivo delle merci per il centro Europa, in questo caso qua averla potuto riattivare e in questo caso negli ultimi giorni anche in salita, anche se con doppio locomotore, privilegiando appunto un bypass che in questi momenti fra l'altro potrebbe essere anche funzionale per quanto riguarda il trasporto non solo di merci ma anche di persone. Abbiamo appunto, ultimamente c'è un problema sulla tratta della costiera della linea ferroviaria. Avere la possibilità di un bypass e anche un domani, fra l'altro, usufruire di questo bypass per un transito di persone veloci da un punto all'altro città potrebbe essere funzionale. Potrebbe essere la chiave di volta, ma poi parliamo anche in un contesto, non dimentichiamoci mai, dell'emergenza coronavirus Covid-19, quindi anche lì sono ripartite le attività e sono ripartite anche alla grande in certi settori. È un periodo dove dobbiamo sempre stare però con le antenne drizzate, certo. Cioè se dovesse ritornare un'emergenza simile, cosa cambierebbe? Con l'esperienza passata già avuta? Sicuramente l'esperienza potrebbe portare a dei consigli più mirati per la gestione dell'emergenza stessa, ma a volte di questa credo che sia necessario intervenire in anticipo, cercando di identificare subito quelli che sono i punti critici dell'emergenza sanitaria, quelli che sono stati anche a Trieste purtroppo i punti critici dell'emergenza sanitaria, che sono in questo caso qua le residenze per gli anziani. Gli ultimi dati appunto parlano di Trieste con il 50% di indice di contagio rispetto a quello che è l'indice nazionale, quindi siamo degli indici notevolmente più alti di quelli che è il territorio regionale stesso. Dobbiamo andare a evidenziare quello che ci sono state le criticità. In questo caso qua è un peccato che non ci sia stata proprio all'interno del Consiglio regionale un dibattito più tecnico, ma tecnico-politico per quanto riguarda la verifica dell'operato della Giunta stessa, delle scelte che sono state fatte per quanto riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria e altro. Abbiamo vissuto, oltrepassando una crisi, e sicuramente ci sono state delle attività che sono state condotte in maniera esemplare,
e bisogna, come in tutti i casi, andare a evidenziare dove ci sono state le criticità e in quel caso là anche attivarci in anticipo per eliminarle. Ma leggiamo spesso le proposte che vengono fatte proprio in Consiglio regionale, per esempio Patto per l'Autonomia recentemente è intervenuta più volte sull'argomento, anche sul rilancio certo. da adoperare in città. Come funziona adesso all'interno dell'amministrazione? Cioè dobbiamo andare avanti con certe proposte, dobbiamo accogliere certe proposte oppure si sta operando sostanzialmente abbastanza bene in tal senso? Ma, parliamo di bilancio. Ma purtroppo quello che possiamo vedere è che all'interno del Consiglio regionale c'è delle prese di posizione molto rigide, non permettono di affrontare certi temi in maniera trasversale, in maniera propositiva per il territorio regionale tutto. C'è una presa di posizione difensiva molto della Giunta, come nel caso appunto che ho citato per quanto riguarda la discussione dell'operato della struttura dell'amministrazione per quanto riguarda il Covid, così come in altri casi. Faccio l'esempio per esempio della proposta della mozione che non è stata sottoscritta dalla maggioranza per quanto riguarda per esempio la tutela dell'inserimento del tagliamento all'interno del patrimonio UNESCO. Purtroppo una presa di posizione molto schierata che ha causato malumori anche all'interno della maggioranza ha fatto sì che una proposta che poteva essere sicuramente condivisibile e portare un valore aggiunto al territorio non abbia permesso di accettare e di far sì che la Giunta intraprendesse un cammino verso il riconoscimento del tagliamento tutto come patrimonio UNESCO. Sono state privilegiate appunto delle posizioni critiche, delle posizioni che non che si, magari si arroccavano dietro delle difese di quello che è il territorio non inteso come territorio come bene, ma come salvaguardia di certi diritti anche di usufruizione del territorio, che in realtà mal si conciliavano con una proposta che mirava all'inserimento del nostro territorio, di parte di esso, che tra l'altro è trasversale a tutta la regione, in quello che sono i patrimoni UNESCO, che sono appunto altri presenti altrove. Certe posizioni sono molto arroccate, quindi in questo caso qua c'è difficoltà di trovare una via propositiva, perché si privilegia una scelta politica, una scelta di schieramento invece che una discussione invece critica, anche attraverso modifiche o attraverso la discussione che è tipica invece degli istituti democratici, quelle che sono anche la giunta stessa. Ecco, prima in fuori onda parlavamo anche della questione, ritornando al turismo, valorizzare le terre Friuli Venezia Giulia, se ne è parlato in tal senso. Poi è chiaro che ci vuole la tecnica, la tattica vincente anche per attirare interessi certo. che non sono solo turistici ma magari anche imprenditoriali, cioè perché una persona dovrebbe scegliere questa regione per insediarsi a livello economico o anche semplicemente di vacanza? Ma proprio perché la regione è un concentrato di culture, di specificità diverse, di territori diversi. Appunto parlavamo, in giornata stessa si può andare dal mare alla montagna, abbiamo una varietà, una tipicità estremamente che copre diciamo, tutto quello che è lo scenario turistico, vuoi della cultura, vuoi del territorio, vuoi dei beni stessi. È un peccato che in certi casi si privilegi anche là delle scelte, anche in questo caso secondo me politiche, di avvicinamento a realtà regionali diverse come quelle del Veneto, con delle campagne che dovrebbero portare interessi esteri al... Cioè la campagna congiunta col Veneto. Col Veneto per le spiagge. Io credo che abbiamo tutta la possibilità e la capacità per valorizzare il nostro territorio in completa autonomia. E in questo caso qua è privilegiare le differenze o le tipicità della regione deve essere la chiave vincente. Ieri è stato presentato il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, dal punto di vista sia dello slogan sia del concetto credo che sia un concetto che mal si sposa con la regione stessa. Facciamo parte tutti della stessa regione, però dobbiamo cercare di valorizzare le tipicità del Carso, della città, della Bassa, della Laguna, del Monti, e far passare tutto sotto un unico cappello che sia a livello di slogan sia a livello di contenuti mal si addice, credo che non sia la scelta vincente.
Parliamo di interessi bipartisan che dovrebbero convergere, certo, destra-sinistra, banalmente parlando, certo, di politica. La politica. O forse anche non solo destra-sinistra, ma terze vie anche. Terze vie, ma la politica in tal senso a livello italiano, ma regionale, è matura per arrivare a un compromesso mettendo anche da parte interessi particolari? Ma io credo che non si parli, si deve parlare solo di compromesso o non si deve parlare di alternativa, si deve parlare di una convergenza di idee che vanno a evidenziare quelle che sono le capacità del territorio di esprimersi e quelle che sono le esigenze del territorio stesso, in primis per la città, appunto. Riuscendo a riottenere per Trieste una definizione di città in quanto così particolare, così tipica, e per arrivare fino a una definizione, anzi a una valorizzazione di quelle che sono i gradi di autonomia regionale che invece sono stati per lo più svenduti ultimamente. Molto bene, quindi insomma bisogna un attimo capire anche che tecniche utilizzare, certo, per quanto riguarda il nostro territorio. Poi ci arrivano anche dei messaggi, ci chiedono, per esempio, c'è stata l'indagine recentemente dell'OGS, ci dice Claudio, che dell'istituto, proprio, che ha monitorato poi tra l'altro nei giorni scorsi proprio l'acqua qui dietro di noi. Infatti mi giro giusto per mostrare ai telespettatori, monitorare la presenza, per esempio, di coronavirus, certo, all'interno delle acque. Già si ipotizzava che fosse qualcosa di impossibile. Cioè, si ipotizzava che non ci fosse, però insomma è chiaro che arriva l'indagine empirica che toglie ogni dubbio. È stato fatto in fretta per dare risposte in fretta anche a livello turistico, perché molte persone potrebbero dire: io voglio fare attività balneare, ma in Italia c'è stato il coronavirus, siamo, certo, sicuri che possiamo andarci tranquillamente? Di qui è arrivata la risposta. Ma sono dei segnali che sicuramente in questo caso qua degli enti che sono patrimonio proprio della città, come l'OGS, è un ente storico, appunto, con capacità e attitudini proprio per la valorizzazione di quello che sono le nostre coste, il nostro ambiente, è arrivata una precisa puntualizzazione e una verifica puntuale su quello che, esatto, in altri casi invece sono stati riscontrati, appunto, acque, sia nelle acque di scarico, presenza di virus, appunto, di forme di segni della presenza del Covid, sia nelle acque di scarico, sia nelle acque di fiumi o altro. In questo caso qua credo che sia stata un'indagine corretta per rassicurare un certo tipo di turismo che magari non è, viste le notizie che appunto tante volte sono veicolate dai mezzi di informazione, anche mezzi di informazione esteri, non era rassicurato a venire a Trieste. Ma abbiamo la possibilità di dimostrarlo, è stato corretto che l'OGS ci sia mosso. Che se ne sia occupato. Vediamo, rispondiamo a questa chiamata in corso. Pronto? Pronto, buongiorno, prego. Prego, buongiorno. Sono d'accordo con il suo ospite. Quando parlava di portualità e dell'impossibilità di insediare delle industrie nelle zone portuali, perché c'era anche una mozione che è stata fatta da un triestino, un deputato, a suo tempo era il signor Aris Prodani, che nel 16 gennaio 2015 ha presentato in Parlamento una mozione per il porto di Trieste, dove richiamava una legge di riordino della legislazione in materia portuale, ed esattamente la numero 84, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio del 1994, e diceva che tuttora era vigente, che aveva affidato alle autorità portuali italiane compiti di indirizzo, programmazione, promozione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali, quindi industrie, esercitate nei porti, quindi con poteri di regolamentazione e di ordinanza. E quindi istituendo le autorità portuali ed individuandone le relative competenze, diceva la legge testualmente, è fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi, certo, compresi nella zona del porto franco di Trieste. Certo. Il ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, quindi l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi. Questo dice la legge italiana 84 del 1994. Infatti. Per cui c'era la possibilità con questa
con questo decreto di poter regolamentare, cosa che non è mai stata fatta, e che Trieste e il suo porto attende da anni per avere anche delle fabbriche, delle industrie, quindi con sviluppo dell'occupazione lavorativa nel porto franco di Trieste, franco non solo per le dogane ma franco anche per le imposte e tasse. Ecco. Grazie. Volevo obiettare. Grazie signora, grazie del suo intervento. Buona giornata. Buona giornata a lei, buongiorno, grazie. Beh, rispondiamo a questa Signora, la ringrazio del suggerimento. In realtà ciò è stato fatto col decreto del Rio del 13 luglio del 2017, sì, che ha disciplinato la gestione amministrativa dei porti franchi del porto di Trieste, e proprio in quel decreto là si è stabilito, si è normato quello che è la gestione sia dell'organizzazione del porto franco inteso come istituto facente parte all'ASMAO, all'autorità portuale del mare Adriatico orientale, sia si è dato spazio alla creazione di queste zone come Trieste appunto per la lavorazione fra l'altro anche delle merci in regime di porto franco. E questo passaggio è stato fatto, purtroppo in sede di elaborazione del decreto del 13 luglio delle interpretazioni diverse su quello che è l'istituto del porto franco e la sua commissione di gestione all'interno con le agenzie delle dogane ha fatto sì che in certi casi ci sia stato un blocco proprio della gestione di questi punti qua, e in questo frangente l'altro anno appunto ci sono stati diversi incontri con l'ASMAO, con il Ministero, anche appunto supportati fra l'altro anche dell'intervento dei lavoratori del porto che stanno operando in questo senso qua, per una definizione più chiara di quello che è, ci sono le responsabilità e sono le ingerenze, possono essere ingerenze diciamo amministrative della dogana all'interno di questi punti franchi qua. A questo punto bisogna avere un chiarimento, bisogna sicuramente avere un'interpretazione univoca e autentica di quello che è quel decreto là, per lasciar spazio a una gestione completa e autonoma di questi punti franchi all'esterno di quello che è l'interesse invece delle dogane italiane e del loro interesse, della loro competenza. Ecco, poi adesso tornando un po' al telespettatore che ha scritto prima per quanto riguarda lo studio OGS, facciamo una precisazione che giustamente ci ha detto, si riferiva ai due droni vela che stavano monitorando le acque proprio dietro di noi, perché stavano passando, quindi evidentemente stavano passando per lo studio internazionale, quindi comunque OGS insieme ad altri istituti sempre molto collaborativi nel monitorare le acque. Vediamo se riusciamo subito a avere un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto e buongiorno Bruno qua. Buongiorno Bruno, prego. Buongiorno. La costituzione dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale non è contro la Costituzione italiana. Casemo sempre là. L'Italia non ha il punto franco internazionale. Patuanelli cadito. Porto franco internazionale, ex Europa, ex Eure. Smettemola di girare attorno all'orlo e diremo quel che c'è, si sta parlando sopra quando la Costituzione italiana e il Trattato internazionale di pace dice che il porto franco internazionale è parte integrante del territorio libero di Trieste, e finimola, dai, grazie. Grazie Bruno, grazie per aver chiamato, buongiorno. Bruno, grazie, ringrazio dei suoi interventi, ma mi resto delle mie opinioni, nel senso che ponendo pur come assunto il fatto che esista una legge dello Stato che stabilisce la Costituzione del territorio libero, eccetera, eccetera, nessuno mette in dubbio questo, dobbiamo lavorare sul contingente. Sul contingente è la ripresa economica, la piena operatività di regimi di zona franca, come dicevamo prima, per il porto di Trieste, piena applicazione dell'allegato ottavo per quanto riguarda i punti del 1 e 20, che sono quelli riguardanti il porto franco di Trieste e compresi anche nel memorandum di Londra, eccetera, eccetera. E se restiamo ancora a recriminare, o non a recriminare, ma a cercare di mettere in atto o in funzione delle gestioni amministrative e territoriali che sono
ferme al 54, se non addirittura al 47, prima quando il trattato di pace è stato stabilito, restiamo ancora qua altri 70 anni. Credo che l'opinione di più persone sia di lavorare sul contingente, di lavorare sull'attuale, ridare possibilità a Trieste di usufruire quello che è da 300 anni, non solo da 70 anni, e sua capacità, quella di gestire le merci in Porto Franco. Abbiamo festeggiato l'anno scorso appunto 3 secoli di Porto Franco. Di Porto Franco, vediamo di utilizzarlo subito. Se aspettiamo ancora, siamo qua ancora a aspettare l'ONU e i consigli di sicurezza o altro, ci troveremo fra 70 anni ormai ancora a aspettare qualche dunque. Credo che Bruno Garagiò, ma lavoreremo sul concreto, lavoreremo sulla possibilità di dare una marcia in più a Trieste e a ridare quelle che sono le capacità sue. Leggevo un messaggio poco fa che ci ha riportato un po' indietro di qualche settimana, anzi di un paio di mesi. Mi hanno chiesto ma come siamo messi con la cabinovia, immagino più conosciuta come Ovovia. Ricordiamolo però, è un progetto europeo di cui Trieste potrebbe vincerne il bando e sarebbe, in teoria, sarebbe un qualcosa di gratuito, senza spesa pubblica. Questo è quello che sappiamo finora. Quindi, diciamo, il telespettatore lo chiede perché evidentemente si ricorda degli altri servizi fatti nei mesi scorsi. Allora, sul fatto della gratuità, sono sempre soldi nostri, che dopo esca una parte, esca un'altra, o mettiamo noi, nessun crea soldi, quindi gli investimenti ci sarebbero comunque da parte di qualcuno. E se non, cioè, gli investimenti, arrivando comunque il progetto, intorno ci sarebbero comunque intorno, altre spese. Ma sicuramente una gestione anche dell'impianto, sarebbe una gestione economica molto pesante. Sui benefici, sulla... Ma è vincente come scelta? Ma io credo che possa essere facilmente più attuabile, facilmente più realizzabile, ad esempio penso a uno sviluppo, un'estensione della tranvia già esistente, per riuscire ad arrivare fino in Porto Vecchio e per raggiungere, come una volta raggiungeva, fra l'altro dopo avevamo parlato nella puntata anche che avevamo fatto con Tele4, raggiungeva la stazione di Opicina a suo tempo durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi una valorizzazione di quello che è già esistente, sempre nell'ottica della sostenibilità, dello sviluppo anche della mobilità in maniera diversa, credo possa essere attuato con un intervento meno impattante dal punto di vista anche ambientale, perché se guardiamo appunto il Faro della Vittoria, adesso non so se appunto stiamo riprendendo il Faro della Vittoria, la cabinovia che passassi davanti adesso. E quindi dal punto di vista ambientale sì, bello alla fine, in realtà gli stessi occupanti della cabinovia scendendo da Campo Romano non vedrebbero la città, la vedrebbero soltanto nell'ultimo tratto. Sarebbe schermata dal monte dal Terzenico, diciamo della via Bonomea Alta, no? Perché la cabinovia dovrebbe scendere in valle a fianco. Quindi in realtà dal punto di vista turistico bello l'impatto sul golfo, però Trieste non verrebbe coinvolta. E anche dopo valutiamo che flusso turistico potrebbe esserci da Porto Vecchio fino a Campo Romano. E in questo caso qua sarebbe molto più opportuno pensare a una valorizzazione, proprio prima parlavamo del Carso e alle tipicità del Carso stesso, a quello che sono avendo mare e montagna nella regione. Ma non solo la regione, avendo mare e montagna a Trieste stesso. Assolutamente. Quindi in questo caso qua, senza fare grandi progetti, senza fare grandi interventi impattanti dal punto di vista sia economico-gestionale sia dal punto di vista ambientale, sarebbe opportuno cercare di valorizzare con minori impegni quello che sono le cose presenti. Ma in questo caso qua mi riferisco anche alla mobilità sostenibile, alle piste ciclabili, ci sono, non ci sono, sono state fatte, sono state tolte. E notizia oggi, prima sentivo le notizie di oggi di Gorizia che è inaugura la pista ciclabile a direzione unica, certo, all'interno della... E sono interventi che possono essere fatti subito con un impatto bassissimo dal punto di vista economico. Poca spesa e poco impatto ambientale ovviamente. Certo. E impatto turistico sì invece, perché in questo caso qua una mobilità, una promozione turistica con un certo tipo di forma anche di turismo, che è quello della bici, dello turismo lento, credo che possa essere vincente in questo caso.
Molto bene, allora sono arrivate le 14.05 e la nostra trasmissione si va verso la chiusura. Beh, abbiamo parlato comunque di argomenti a tutto campo, dall'economia al turismo, a quello che serve per la città di Trieste. Ringraziamo Federico Monti di Patto per l'Autonomia per essere stato con noi in questa giornata. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito e grazie dello stupendo scenario che mi avete fatto vedere. E ringraziamo infatti anche lo stabilimento da Sticco per lo svolgimento di questa puntata, come anche in quelle precedenti in questa settimana. È appena tornato il sole, segnale insomma che il tempo volve al meglio, poi ci ha anche dato un po' di tregua visto che siamo a picco sotto a fare la trasmissione. Grazie a voi telespettatori per averci seguito, buon proseguimento con la vostra giornata e io a questo punto restituirei la linea allo studio e al programma che andrà in onda avanti fino alle 14.30.